Aggiano, il sindaco sulla vicenda a Piazza Lago, polemiche fanno parte del gioco. Polla, carte false per ottenere un contributo di 200 euro, controlli della Guardia di Finanza. Padula, domenica al museo, ingresso gratuito anche per i musei padulesi, l'iniziativa dell'amministrazione comunale. Auletta, inaugurato il museo anatomico umano e della civiltà contadina. Calcio, 32 squadre per l'eccellenza, Valdiano in coppa con Calpazio e Volcei. Buongiorno, bentrovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. Apriamo andando a Caggiano. La comunità di Caggiano ha finalmente ufficialmente la piazza. Si sono conclusi infatti da poco i lavori ed è stata quindi restituita alla fruibilità della cittadinanza un luogo centrale e fulcro della vita della comunità. Ai nostri microfoni il sindaco di Caggiano, Giovanni Caggiano. Ci parla di questa importante opera sulla quale non sono mancate comunque le polemiche e in alcune circostanze duri attacchi personali da parte della minoranza. Ascoltiamolo. Sì, la piazza si è fatta e quindi vanno ringraziati tutti quelli che hanno collaborato e contribuito a questa realizzazione, dalle mestranze alle via dirette dei lavori, agli uffici comunali. E, agli stessi funzionari regionali, che tutti questi soggetti insieme eh, in questi tempi così contingentati, come sono quelle stati, quelli dell'accelerazione della spesa, siamo riusciti a portare a termine l'opera e ormai siamo alle rendicondazioni finali per eh, avere ovviamente per liquidare i sal, i sal finali e eh, quindi saldare anche la ditta che giustamente ha fatto un'opera veramente eh, nei tempi e nei modi, davvero notevole le polemiche. Beh, le polemiche io sono un amministratore, quindi faccio politica e ovviamente non posso accettare le polemiche, perché d'altra parte eh, le polemiche fanno parte eh, diciamo dell'attività intrinseca dell eh, diciamo quello che probabilmente si potevano risparmiare che forse in alcuni casi un eccesso di cattiveria, però fa parte del gioco, quindi vada bene anche per quello. L'importante è realizzare opere che poi sono gli obiettivi, quelli importanti. Eh, gli ostacoli poi che si trovano che si frappongono è solo un esercizio amministrativo e politico che fa parte, diciamo, del gioco. Passiamo alla cronaca, un 29enne incensurato è stato deferito in stato di libertà per coltivazione illecita di stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari dell'aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Sala Consilina che diretti dal tenente Davide Acquaviva hanno rinvenuto e sequestrato in località Cellino nel comune di Sant'Angelo a Fasanella. Una piantagione composta da più di 60 piante di cannabis indica con altezza tra gli 80 e i 150 cm del peso complessivo di 15 kg circa, nonché materiale di concimazione e diversi attrezzi agricoli utilizzati per l'illecita coltivazione della marijuana. Andiamo avanti sempre con la cronaca, una certificazione falsa è stata presentata da un cittadino di Polla per ottenere un contributo di 200 euro nel 2011, i controlli della Guardia di Finanza individuano la violazione e il comune di Polla chiede la restituzione del denaro. Il Comune di Polla con decreto dirigenziale di ieri ha determinato di procedere al recupero della somma di 200 euro indebitamente erogata ad un cittadino come contributo una tantum relativo all'anno 2011. I fatti risalgono proprio al 2011 quando il cittadino aveva fatto pervenire al comune insieme ad altre 5 persone apposita istanza per poter ottenere un contributo una tantum pari a 200 euro presentando una certificazione non veritiera. Tra i anche la dimostrazione di avere un reddito ISE per l'anno 2010 inferiore ai 5.000 euro. Nel corso di un controllo portato avanti dalla tenenza della Guardia di Finanza di Sala Consilina sono emerse violazioni penalmente perseguibili e segnalati alla competente autorità giudiziaria a carico del cittadino, il quale, si legge, a seguito dell'utilizzo di una diversa autocertificazione ha tratto in inganno il comune di Polla che ha concesso ed erogato il contributo una tantum per l'absorpione. Pari di 200 euro godendo così indebitamente di tale prestazione socialmente agevolata. Per questo motivo che l'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rocco Giuliano ha determinato attraverso l'atto a firma del responsabile dell'area Raffaele. Moretta ed il responsabile del servizio Pasqualina Saluzzi di procedere al recupero della somma previamente invitando la controparte in via Bonaria a restituire la predetta somma anche eventualmente realizzando la stessa in caso di riscontro negativo, dando incarico all'ufficio contenzioso per l'adozione degli atti necessari al recupero coatto del contributo. Anche i musei di Padula aderiscono all'iniziativa del MIBAC e per domani domenica 7 agosto resteranno aperti con ingresso gratuito. L'amministrazione comunale di Padula infatti ha deciso di aderire al progetto domenica al museo proposto dal Ministero dei Beni Architettonici e Culturali che vede ogni prima domenica del mese eh, garantire l'ingresso gratuito all'interno dei luoghi culturali. Vediamo. Domani torna l'appuntamento con Domenica al Museo, indetta dal Ministero dei Beni Architettonici e Culturali, e finalizzata a promuovere e valorizzare il patrimonio storico-culturale presente su tutto il territorio nazionale. Ogni prima domenica del mese sarà possibile entrare nei musei e nei luoghi di particolare pregio culturale gratuitamente. L'iniziativa vede l'adesione anche del Comune di Padule e della Certosa di San Lorenzo, che per domani, domenica 7 agosto, ha previsto l'ingresso gratuito in Certosa e anche nei musei. Musei e siti del centro storico. Oltre alla possibilità di visitare gratuitamente la Certosa di San Lorenzo, la cui adesione al progetto del MIBAC era già stata attivata, ora l'amministrazione comunale padulese ha deciso di aderire offrendo l'ingresso gratuito dalle ore 9 alle ore 19 al Museo Civico Multimediale, alla Casa Museo Gioe Petrosino, campus della Legalità e presso il sacrario della spedizione di Carlo Pisacane. Saranno inoltre aperti in maniera straordinaria i locali comunali della Corte Esterna della Certosa, la Spezieria, la Farmacia, il deposito del Rate e la Torre degli Armigeri, le chiese del centro storico e il convento di San Francesco. La nuova amministrazione comunale, spiegano l'assessore alla cultura Filomena Chiappardo e il consigliere delegato al turismo Settimio Rienzo, vuole puntare sullo sviluppo turistico e culturale dando grande centralità alla valorizzazione dell'intero patrimonio che caratterizza la storia di Padula. Questa è la prima di una lunga serie di iniziative che insieme alle associazioni e agli operatori verranno messe in campo per favorire la crescita e l'offerta turistica e culturale. Si ricorda inoltre che è possibile anche prenotare una visita guidata della Certosa di San Lorenzo attraverso il sito guidaturistica.campania.it. La visita guidata è prevista alle ore 16:30 con le guide che saranno a disposizione di turisti e visitatori per offrire un'ampia e dettagliata spiegazione di quanto è custodito all'interno del monumento certosino, la sua storia e gli oltre 700 anni di vita della Certosa di San Lorenzo. E lunedì prossimo 8 agosto a Montesano sulla Marcellana è in programma l'inaugurazione della mostra Ex Voto Sucepto organizzato dal Museo Civico. L'inaugurazione è in programma presso terrazzo, il terrazzo del Museo Civico e avrà inizio alle ore 18. A margine dell'evento sono previsti gli interventi di Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana, di Rosario Petrosino, presidente del Museo Didattico della Fotografia, di Giuseppe Aromando direttore del Museo Civico di Montesano, di, il, uh, di Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Tegiano Policastro, Rosa Carafa, funzionario della soprintendenza uh, Baspea, e, e Emilia Alfinito, direttrice della Certosa di San Lorenzo a Padule. Inoltre saranno presenti anche il presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino e il presidente del Gallo Vallo di Diano, Attilio Romano a seguire, il gruppo si sposterà in Piazza Castello per l'inaugurazione di Palazzo Gerbasio e di Piazza Castello che dopo i lavori di riqualificazione avviati con la precedente amministrazione sotto la guida di Donato Fiore Volentini e realizzati grazie ai finanziamenti regionali vengono restituiti alla fruibilità della comunità. All'inaugurazione di Palazzo Gerbasio e Piazza Castello, oltre ai già uh, citati, Esponenti politici prenderanno anche parte il, donato, il già sindaco Donato Fiore Volentini e l'assessore delegato alla valorizzazione del centro storico Nicola Bianculli. E andiamo ora ad Auletta dove è stato inaugurato ieri sera il Museo Anatomico Umano e della Civiltà Contadina diretto da Carmine Freda e fondato da Pietro Gaito e Raffaele Giacchetta. Dopo la benedizione del parroco eh, Don Giuseppe Ferri e saluti da parte delle istituzioni intervenute è stato il momento del taglio del nastro con l'apertura ufficiale del museo. All'inaugurazione era presente anche l'onorevole Antonio Cuomo e donato personalmente Consigliere comunale neoeletto a Salerno. Ma ascoltiamo le interviste realizzate ieri sera in occasione dell'inaugurazione del museo. Il Museo Anatomico Umano di Auletta è una buona cosa per la gioventù di Auletta e per il comune stesso, che fino adesso non esisteva questa cosa e diamo una buona facoltà ai giovani. E io sono fiero di rappresentarlo e di portarlo avanti con una un massima serenità e tranquillità e di darci una buona strada. Certamente, oggi veramente con l'emozione mi ha preso anche per il fatto che ci stiamo lavorando da circa un anno e mezzo, oggi coroniamo questa, questo progetto per il bene comune, orgogliosamente aulettesi e speriamo che la comunità tutta risponda a questo progetto. E questa è un'altra attività, eh, grazie anche, questa volta lo devo dire, al mio cognato Pietro Gaito che è un vulcano, riesce a fare tante attività eh, sia per quanto riguarda questa, questa ultima nonché tutte quelle che abbiamo fatto già prima e merito suo anche altre attività se non c'è bisogno di elencarle quindi un altro, un altro tassello che mettiamo al, alla nostra comunità quindi, quindi sarà collegata sicuramente con le nostre bellezze io lo cito sempre le nostre bellezze dei grotti di Pietro Sauletta nonché il nostro bel, bello centro storico Iniziativa molto valida bellissima da parte di Pietro Gaito e delle associazioni eh, sono cresciuto ad Auletta, quindi era immancabile una mia eh, presenza, voluta da Pietro Gaito, eh, e quindi sono qui come eh, concittadino perché mi ritengo un, un, un cittadino di Auletta. Eh, I miei genitori sono nati qui e io sono cresciuto sin dall'età eh, da, da piccolo, voglio dire, piccolissimo, quindi sono stato sempre qui ad Auletta. Nel, durante il periodo estivo, durante le festività, quindi per me Auletta è una, come se fosse casa mia. Ecco. È una, una bellissima novità, ho avuto il piacere di, di essere invitato da, 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 dal sindaco e credo che sia per, per Auletta, ma per il Valo di Diano, un momento anche di attenzione importante. per quando riguarda sia il mondo della sanità, perché stiamo parlando eh, di uno strumento fondamentale di conoscenza, e sia per quanto riguarda il mondo contadino, perché c'è l'altra parte del museo che riguarda un po' la tradizione di questo territorio bellissimo che è il Vallo di Diano. Io faccio i complimenti all'organizzatore, all'ideatore, al direttore, ma soprattutto ai sindaci del, del territorio, perché queste iniziative servono a migliorare la qualità sociale, la qualità anche culturale di questo territorio. La Banca Montepruno in vista della prossima fusione con la BCC di Fisciano inizia già a collaborare iniziative ed eventi sul nuovo territorio aderendo appunto alla promozione e alla valorizzazione dei talenti. In questa settimana si è svolto il Fallout Campus, un campo estivo presso l'Università degli Studi di Salerno interamente dedicato alla musica ed in particolare al flauto. La Banca a Montepruno ha aderito in partnership. Vediamo. La Banca Montepruno, nell'ambito delle iniziative e collaborazioni già da tempo avviate e in ottica dell'ormai prossima fusione con la BCC di Fisciano, che renderà l'istituto di credito il più grande tra le banche di credito cooperativo della Campania, nei giorni scorsi è stata presente a Fisciano, presso l'Università degli Studi di Salerno, per la sesta edizione del Fallout Campus, un campo estivo interamente dedicato alla musica ed in particolare al flauto. L'iniziativa, che rientra nel più ampio progetto dell'International Summer Campus, si ripropone di avvicinare i giovani al mondo della musica con concerti, masterclass e appuntamenti di vario genere con gli studenti che seguiti dai migliori professionisti per sei giorni hanno organizzato concerti e spettacoli di grande spessore artistico Il Fallout Campus ha avuto inizio lo scorso 1 agosto per concludersi oggi 6 agosto Giovedì scorso, presso il Teatro dell'Ateneo si è tenuto un attesissimo concerto all'interno dell'International Summer Campus Fallout Campus organizzato e curato dall'Associazione Flavio autisti italiani con la collaborazione dell'Università degli Studi di Salerno e la partnership della Banca Montepruno. Più di 300 persone hanno assistito al concerto di alcuni dei migliori professionisti italiani del settore, tra cui Matteo Evangelisti, Paolo Tabaglione, Davide Formisano Amedeo Salvato. Partner del progetto anche la Banca Montepruno che da tempo ormai ha stretto una collaborazione con l'Associazione Flautisti Italiani, presieduta dal maestro Salvatore Lombardi e finalizzata a promuovere l'alta formazione musicale a favore dei giovani. L'evento e la partecipazione dell'Istituto di Credito Cooperativo rappresentata per l'occasione dal responsabile dell'area comunicazione Antonio Mastrandrea si inserisce perfettamente all'interno delle strategie operative finalizzate alla prossima operazione di fusione con la BCC di Fisciano. Infatti, oltre alla grande valenza culturale del progetto artistico, il tutto rappresenta una delle prime occasioni per promuovere ed avvicinare la Banca Montepruno al nuovo bacino territoriale di competenza, il quale, anche grazie all'università, rappresenta una grandissima opportunità di natura sia operativa che strategica. Durante lo scorso mese di maggio, infatti, fu ratificata presso la sede amministrativa della Banca Montepruno a Sant'Arsenio, alla presenza del Direttore generale Michele Albanese, una partnership operativa relativa proprio alla sesta edizione del Fallout Campus, grazie all'impegno e alla volontà dei maestri Antonio Cimino e Salvatore Lombardi, da anni impegnati in un'intensa azione di promozione della musica a livello professionale tra i giovani, collegata anche alla valorizzazione del territorio. La Kermesse, sotto la direzione artistica del maestro Salvatore Lombardi, è stata ospitata proprio presso l'Ateneo Salernitano Officiano, sede importante che ha garantito spazi e servizi adeguati ai numerosi partecipanti. Un'iniziativa unica in Italia per livello e qualità. Una settimana di didattica che ha animato le aule dell'Università degli Studi di Salerno con lezioni concerto, seminari, masterclass, showcase e performance a cura di alcuni tra i più prestigiosi strumentisti internazionali. Un momento culturale importante in un luogo prestigioso che ha avviato concretamente l'ingresso della Banca Montepruno nel nuovo territorio. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro TG. È una quindicenne di sala consilina Miss Sapri 2016. Si tratta di Dominga Morello che conquista la finale di Miss Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in programma il prossimo 4 settembre. Nei giorni scorsi a Stapri è stata eletta Miss Sapri 2016 nella tappa valida per la tredicesima edizione di Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. In Piazza San Giovanni, gremita con oltre 1500 persone presenti, la quindicena di sala Consilina Dominga Morello ha vinto la fascia di Miss Sapri. Bellezza mediterranea, amante dei cavalli e abile nel preparare i dolci, la giovane valdianese ha sbaragliato la concorrenza. Le acque di in gara hanno sfilato con determinazione da prima in da bagno e poi con dei favolosi abiti da sera, dimostrando una forte personalità, presenza scenica e disinvoltura nell'approccio con la passerella. Seconda piazza per la quindicenne Laura Vassallo di Buonabitacolo che ha conquistato la fascia di Miss Dieta Mediterranea. conquista nel pass per la finale del 4 settembre al Parco Stella del Mattino di Vallo della Lucania anche Serena Veronica Schioppa, diciottenne di Maddaloni, Francesca Ventre, quindicenne di Napoli, Emanuela Detta, ventenne di Torrà. Luisa Pagana, ventenne di Bosco Reale, Noemi Aiello, 15 anni di Napoli, Monica Sabia, 21 anni di Sala Consilina, Asia Ferraro, quindicenne di Napoli, di Elisabetta Prisco, sedicenne di Sarno. La giuria preseduta dalla Zoe Di Ciacoccia, Miss Parco 2015, da Martina Sainato, Miss Sapri 2015, ha visto tra gli altri la presenza di Francesco Petrone, il naturale di Ciao Darwin e della brava cantante Veronica Di Nocera quest'anno al Festival di Castrocaro. Prossima tappa l'8 agosto al Paradiso Angri Pestum dove verrà eletta Miss Capaccio Pestum 2016. Sabato 13 e domenica 14 agosto la Villa Comunale di Silla di Sassano ospiterà l'ottava edizione di Dolcinote sotto le stelle promosso dalla Proloco di Sassano con il patrocinio del comune di Sassano. L'evento vedrà la prima serata eh, dedicata ai ragazzi con l'esibizione degli studenti delle scuole primarie di Sassano nel plesso di Silla con la recita Le Cenerente, versione moderna della famiglia pavola di Cenerentola mentre domenica 14 agosto spazio alla musica con la band A4 Melodi. L'inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21 e, nell'ambito della manifestazione, sarà anche allestita una mostra fotografica dal titolo Ieri e Oggi: Sassano in Mostra. Inoltre sarà anche possibile degustare eh, la uh, salsiccia paesana con patatine. Andiamo avanti, parliamo ora di Sport sei ripescaggi in Eccellenza. Sarà un girone duro per, uh, val, per il Valdiano. Intanto in coppa i Blu-Grana esordiranno a Capaccio il 4 settembre. Come annunciato nei giorni scorsi, la Figi Campania ha annunciato le squadre che comporranno i campionati di eccellenza e promozione della prossima stagione sportiva. Confermata la presenza del Valdiano nel massimo campionato regionale nel quale vengono ripescate sei squadre, solo fra Mondragone, Polisportiva Santa Maria, Pimonte, Neapolis e Battipagliese. Posti aumentati rispetto ai due previsti in quanto il Montesarcio, così come la nuova Boys caivanese, ripartirà dalla prima categoria. Il Sibila Soccer non ha ottemperato gli adempimenti relativi all'iscrizione al campionato di eccellenza, mentre l'US Scafatese, oltre ai mancati adempimenti, non ha depositato le quietanze liberatorie di cui ha la decisione del Tribunale Federale Nazionale. All'orizzonte il girone B, che dovrebbe comprendere il Valdiano, sarà abbastanza complicato. Salvo cambi queste dovrebbero essere le squadre a formare il girone. Audax Cervinara, Battibagliese, Castel San Giorgio e Bolitana, FC Sant'Agnello, FC Sorrento, Palmese, Picciola, Pimonte, Polisportiva Santa Maria. San Vito Positano, San Tommaso, Solofra, US Faiano, US Mariglianese e Valdiano. Intanto sorteggiati anche i 32 raggruppamenti di Coppa Italia con il Valdiano inserito nel girone 31 insieme a Volcei e Calpazio. Prima giornata il 4 settembre con il Valdiano che sarà in trasferta sul campo del Calpazio, poi la seconda mercoledì 7 con il Calpazio che sarà ospite del Volcei. E infine la terza giornata il 14 settembre con il Valdiano che ospederà tra le mure amiche. Proprio il Volcei. E si sono ufficialmente aperte le Olimpiadi Rio 2016. Ieri, questa notte, la cerimonia di inaugurazione. Ma nel pomeriggio, già era iniziata l'avventura a cinque cerchi per la Salernitana Claudia Mandia nella prova del tiro con l'arco. Oggi, speranze di medaglia da ciclismo e tiro con l'arco maschile a squadre. Con una cerimonia stupenda che ha lasciato a bocca aperta il pubblico del Maracanà di Rio de Janeiro e molti milioni di spettatori sono iniziati i Giochi Olimpici di Rio 2016. Ieri l'ingresso della nazionale italiana con la portabandiera Federica Pellegrini a fare da apripista alla delegazione azzurra che spera di replicare quanto di buono fatto alle Olimpiadi di Londra 2012. C'è anche tanta campagna in queste Olimpiadi che si annunciano davvero molto social. C'è anche Salerno ad essere rappresentata con Rosso. Sella Gregorio nella scherma che ha postato una foto della sfilata italiana e Claudia Gregorio nel tiro con l'arco quest'ultima ha iniziato proprio ieri la sua avventura olimpica 72 frecce scoccate per determinare gli scontri diretti sia per la prova individuale che per la prova a squadre. A San Bodromo l'arciere salernitana non ha brillato in una prova dominata dalle coreane Claudia Mandia ha chiuso al 46esimo posto con 612 punti sesta posizione invece per il terzetto azzurro che una prova a squadre in programma domani se la dovrà vedere contro la formazione brasiliana Claudia Mandia invece per la prova individuale sarà la prima azzurra in pedana contro la statunitense Mackenzie Brown. Se la vedrà lunedì 8 agosto alle 14:25 ora italiana. Una prova non esaltante, ma il sorriso non è andato via sulla bocca della arciere salernitana, anzi è stato mostrato nel selfie con Yuri Chechi presente al villaggio olimpico. Intanto oggi si spera nelle prime medaglie tiro con l'arco a squadre maschile ciclismo sono le speranze e termina qui il nostro tg io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata